Baseline qui al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare Giallo Rossi di West Dubai featuring Gallagher. Sì, ho cambiato gli occhiali e le lenti che ho messo si oscurano a seconda della luce. Io pensavo che funzionasse per lo più con la luce solare, non anche con, diciamo, la luce casalinga. Però anche in questo caso, come sto vedendo, si oscurano. Io li ho messi comunque per fare una prova. Anzi, scrivetemi nei commenti se tutto sommato ci può stare o comunque crea un brutto effetto nella visione del video. Dopo questa piccola digressione possiamo parlare del singolo. Allora, signori e signori, chi mi conosce lo sa, ormai lo dico in ogni video, però sono un fan di Gallagher, oserei dire fanboy, cioè veramente uno dei miei rapper preferiti, uno dei pochi che fa vera trap in Italia al giorno d'oggi, e per me sin da quando è scoppiato ha sempre meritato di più di quello che attualmente ha. Ci ho dedicato anche un video sia su di lui che su Traffic, che nel caso in cui ve lo foste persi vi lascio il link in descrizione. Questa a tutti gli effetti è la prima reaction che faccio su di lui, ma questo perché? Allora, in questo periodo i suoi singoli bene o male non è che sono mancati, per lo più featuring, però non ho mai reactato nulla perché penso, come un po' tutta la gente che sta vedendo questo cazzo di video, sto aspettando El Sicariato. E allora ogni feat che usciva dicevo vabbè sti cazzi, questo me lo ascolto per conto mio, tanto mo esce El Sicariato, faccio la reaction El Sicariato, ed è andato così avanti per 2-3 singoli fino a quando non mi sono rotto il cazzo, è uscita questa canzone Giallo Rossi, ho detto reactiamo Giallo Rossi. Tra l'altro a novembre, mese in cui sarebbe dovuto uscire El Sicariato, doveva uscire addirittura come singolo pre-album Dreco, e anche in quel caso lo avevo preso in considerazione per farci una reaction, che poi non ho mai fatto in quanto la canzone non è mai uscita. Comunque sia, parliamo un po' di questo singolo. Lui l'ha spoilerato un po' nelle stories nelle settimane scorse. Come ho già detto nell'intro, è una canzone a tutti gli effetti di West Dubai, che è un rapper spagnolo, possiamo dire anche in questo caso emergente, o comunque non è proprio affermato come altri king spagnoli quali Yan Beef e così via. È un po' meno conosciuto. Io in tutta sincerità non conosco tantissimo di suo, perché il rap spagnolo, un po' come tutte le scene europee o comunque non americane, non le ho mai approfondite granché. L'artista che più ho ascoltato è proprio Yan Beef, che in generale considero uno dei rapper top nel panorama europeo, però per il resto non ho ascoltato niente di che. Anche in questo caso, se voi ne sapete qualcosa in più, scrivetemi magari qualche album o qualche artista che merita secondo voi in Spagna, in modo tale da potermelo ascoltare quando ho un po' di tempo libero. Anzi, colgo l'occasione per ringraziarvi davvero un botto di tutti i nomi di rapper che fanno UK Drill che mi avete scritto nel video reaction a Movie di Rondo da Sosa, perché veramente me ne avete consigliati tantissimi e piano piano li sto ascoltando. Comunque sia, forse ho parlato pure troppo, direi andiamo ad ascoltare il singolo. Dimmi che bello, Leven fa boom boom nel cervello. Cammino storto col Dreco, Budenne macchia il pavimento. Ho spostato troppe droghe dentro alla mia tuta. Non mi fido degli infami neanche di una puta. Ma arrivano pacchi di cocco dall'USA. Banconote viola dietro i quadri. Quadrati di Yeo, quadrati di Cali. Chiedi la mamma, so fatti reali. 24 l'oro sul mio Rolex. Hey. Se puro come grassa, baby muove. Puro come la grassa, baby muove. Sale la cazza, solo bucami. Allora, innanzitutto vado subito ad aggiungere questa canzone alla mia playlist su Spotify, che trovate anche questa in descrizione, mi raccomando, ci sono solo hit, seguitela tutti. Ok, fatto questo, che dire della canzone? Ovviamente mi è piaciuta, è veramente una bomba assurda, incredibile come Galla ogni volta che droppa qualcosa, che sia un featuring, un singolo, qualsiasi cosa, mi sorprende sempre, ma soprattutto a livello proprio di trap. C'è un divario imbarazzante tra lui e chiunque altro in Italia. L'ho detta, mi prenderò un sacco di merda per questa cosa, ma per me è solo la verità. Se solo fosse costante, dietro di lui ci avesse qualcuno che sia un manager o una persona che gli insegni un paio di cose dal punto di vista del marketing, per me ad oggi Gallagher sarebbe uno tra i top 3 rapper. Nella canzone ho preferito Gallagher, che è veramente spietato, però pure West Dubai ha cacciato uno strofone. Ora, io come ho già detto prima non lo ascolto, quindi non so qual è bene il suo stile, però mi è sembrato appunto rappare con quella che potremmo anche definire una baby voice in versione spagnola. L'unica cosa che non mi piace di sta canzone è sicuramente il mix, che l'avrebbero potuto fare molto meglio e avrebbe potuto anche aiutare la canzone a essere ancora più potente. Da R1Q17 sono passati due anni in cui Gallagher non ha droppato nulla a livello di progetti, che sia anche un solo EP, eppure di canzoni ne ha fatte, perché potremmo anche creare un album da tutti i leak che
che sono usciti in questi mesi. E anzi, ragazzi, ci tengo a dirvi una cosa: basta liccare le canzoni, perché anch'io, se uno mi venisse domani a dire c'ho 10 canzoni di Gallagher, le vuoi ascoltare, gli direi sì tutta la vita. Ma poi cosa succede? Che queste canzoni escono in forma non completa e, oltre a non essere potenti come lo sarebbero potuto essere, ritardano le uscite dei progetti. Ora, magari questo non sarà il caso specifico del Sicariato, ma sono convinto che tra i tanti fattori anche questo ha contribuito a rallentarne l'uscita. Per il resto, che dire? La canzone è una hit, Gallagher si conferma uno, secondo me, tra i migliori, se non il migliore, a fare trap in Italia, e confermo il fatto che spero solo che sia un po' più costante. Voi invece cosa ne pensate? Il singolo vi è piaciuto? Avete preferito Galla o West Dubai? Siete in hype per il Sicariato? Fatemelo sapere, come sempre, qui sotto con un commento. Se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace, e in caso in cui non lo foste, iscrivetevi al canale. Se lo siete già, attivate invece la campanellina. Condividete questo video con quanta più gente possibile. Noi ci vediamo ad un prossimo slap.